Toscana, in un anno difficile, ha vinto battendo, come sapete, l'Inghilterra a Londra nella finale degli europei. Abbiamo chiesto di essere qui ad Atreju 2021 per raccogliere il premio Atreju al CT della Nazionale Roberto Mancini. C'è dell'entusiasmo, Roberto. C'è dell'entusiasmo per questa. Vieni un po' avanti, che così i fotografi possono fare le foto. Roberto è accompagnato dal nostro Francesco Acquaroli. Francesco, non mi fare sempre il timido, che è presidente della Regione Marche, come voi sapete, perché Roberto è originario di Iesi, quindi è marchigiano, è stato testimonial della Regione Marche, è stata una grande soddisfazione anche questa per Fratelli d'Italia. E quindi Roberto, ti ringraziamo per aver trovato questi 10 minuti per venire qui a raccogliere l'applauso di questi italiani, di questi patrioti che con voi hanno sventolato la bandiera tricolore in un momento nel quale c'era grande bisogno di avere entusiasmo. Ti ringrazieremo, vi ringrazieremo sempre per questo. Era giusto che ci fossi anche tu quest'anno, soprattutto tu e voi quest'anno a raccogliere il premio Atreju. Quindi io ti ringrazio di essere qui e ti passo la parola per un saluto velocissimo. No. Grazie, grazie a tutti, e siamo stati molto felici di avere dato una grande gioia a tutti gli italiani luglio scorso, e quindi in un momento difficile per il paese credo che quel momento abbia veramente riavvicinato tutti, e questo credo che sia fondamentale. Adesso siamo in un momento un po' così, e avremo questo spareggio e anche lì avremo bisogno di tutti gli italiani, come sempre. E poi sono stato invitato qui per prendere questo premio da Giorgia, dal presidente, e quindi sono qua per il premio. Grazie Roberto, io sono troppo scaramantica per dire qualsiasi cosa sul futuro, ma insomma, secondo noi lo fai per tenerci allenato pure un po', no? Lo fate per tenerci allenati rispetto alla suspense. Non dico niente, non dico niente. Noi saremo lì a tifare con la nostra bella bandiera tricolore, perché l'Italia in Qatar ce la vogliamo vedere. Francesco Acquaroli. Grazie a tutti, ma soprattutto grazie al mister che è qua con noi oggi, ci ha fatto vivere credo delle emozioni straordinarie a luglio, e speriamo, insomma, incrociando le dita, che anche nella prossima primavera riusciamo ad ottenere, sempre incrociando le dita, risultati straordinari. Credo, per noi, per le Marche, avere Roberto Mancini è un orgoglio incredibile. Ieri abbiamo festeggiato la nostra giornata insieme al mister, insieme a Valentino Rossi, che non è potuto venire, quindi una regione che sicuramente ha dato tante soddisfazioni, a Tamberi, e quindi da marchigiani ci siamo orgogliosi di quello che i nostri atleti sono riusciti a fare per la nostra terra marchigiana, ma per tutta l'Italia. E grazie al commissario tecnico ancora per le emozioni che ci ha regalato nello scorso mese di luglio insieme a tutta la squadra. Grazie a Francesco. Allora, mister, noi non ti vogliamo rubare altro tempo, siamo alla consegna del premio, qui noi non la butterò in politica, promesso, però... So cos'era il premio, quindi sono venuto per quello. Lui è venuto perché sa che il premio Atreju di quest'anno è un tradizionale presepe, in un tempo nel quale, diciamo, si vorrebbe dire che il Natale non va celebrato e le tradizioni vanno dimenticate. Noi che siamo dei patrioti e dei tradizionalisti amiamo difendere quelle tradizioni, quindi il nostro piccolo presepe fatto a mano anche per te, e l'Inno d'Italia non poteva mancare. Ad Atreju.
Roberto, consideraci tutti in campo con te contro il Portogallo. Noi ci siamo. Ah no, prima ce n'è un'altra, è bravo, prima ce n'è un'altra, è bravo, è vero. Vabbè, qualsiasi sia la partita, noi ci siamo, considerateci tutti in campo. Voi mi fate un ultimo grande coro per il CT della nostra nazionale e per la nazionale italiana di calcio. Grazie a Roberto Mancini, grazie al nostro mister.